Buongiorno e bentornati nella Tana della Volpe. Oggi torniamo a parlare un pochino di libri e parliamo in particolare di Red Girls, che è stata la nostra prima lettura per le letture della Volpe. Red Girls è un libro pubblicato da poco, diciamo che prima di Natale, tra l'estate e Natale, nell'autunno insomma è stato pubblicato. È un testo di Sakuraba Kazuki ed è stato tradotto da Anna Specchio per EO, edizioni EO. Ed è un discreto tomo di circa 460-450 pagine che abbiamo scelto appunto come primo libro del nostro book club Le letture della Volpe. Se volete più informazioni sul book club vi lascio le indicazioni nelle descrizioni, quindi troverete il link Facebook e anche le indicazioni per il prossimo libro. Ma oggi parliamo appunto di Red Girls. Come dicevo appunto, il libro è un libro importante, un libro spesso, non ce l'ho sotto mano, come sempre comparirà da qualche parte, e è un romanzo familiare, iniziamo a definirlo così, un romanzo familiare che descrive la vita di tre o quattro donne che vengono definite le matriarche della famiglia Akakuchiba. La famiglia Akakuchiba è una famiglia ovviamente immaginaria che possiede una fonderia e che quindi rappresenta in qualche misura una classe sociale molto elevata, molto benestante, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, in un paese immaginario che viene chiamato Benimidori, nella prefettura di Tottori. Quindi insomma siamo in un Giappone molto distante dalla tradizionale Tokyo, siamo in un Giappone sulle coste del mare interno, più vicino a Hiroshima che non appunto a Tokyo. Il testo è una sorta di romanzo familiare, adesso spiego poi anche perché è una sorta, un romanzo familiare che ripercorre il cammino di una famiglia, appunto degli Akakuchiba, dalla fine della seconda guerra mondiale fino grosso modo ai giorni nostri, attraverso la vita, il sguardo di quattro donne diverse, di cui una è la voce narrante, e che quindi ci accompagnano in quattro epoche diverse con 3-4 problematiche o comunque atmosfere molto diverse e che quindi danno ragione, anzi, delle trasformazioni della famiglia, delle trasformazioni sociali, delle trasformazioni dell'intero Giappone. La voce narrante è l'ultima di queste donne, che quindi è Toko, che racconta la genealogia, che racconta proprio le proprie parenti, quindi racconta la storia della bisnonna, della nonna e della mamma. Il romanzo è diviso in varie parti, quindi voi seguirete leggendolo la parte dedicata a queste varie epoche. Personalmente mi sento di aggiungere anche la bisnonna Tatsu, proprio perché è la donna che per prima mette in moto tutti gli eventi che poi vengono a essere raccontati all'interno del romanzo. Una delle protagoniste principali è indubbiamente Manio, che è una donna molto particolare che noi incontriamo fin da bambina. Una bambina delle montagne e quindi di una popolazione che non ci viene descritta nei dettagli, una popolazione distante, una popolazione segreta quasi, una popolazione misteriosa che vive nei monti, che solo raramente scende a valle, soprattutto quando c'è bisogno di qualche rituale funebre, di qualche passaggio particolare in contesti di decessi misteriosi. Quindi è una popolazione molto legata al Regno dei Morti, in effetti vive in montagna, si occupa di funerali e si occupa di entrare in contatto con quelle dimensioni con cui la gente normale, tra tante virgolette, non vuole avere a che fare. Manio è quindi una bambina che arriva da questa popolazione, che per qualche strano motivo l'ha lasciata dietro, l'ha lasciata nel villaggio di Benimidori. E muovendo pietà a una coppia che la incontra vicino a un pozzo, la bambina viene adottata da questa coppia. La cosa molto singolare di questa bambina è che è una chiaroveggente, quindi sin dall'infanzia questa bimba ha delle visioni, ha dei sogni particolari che poi si avverano davanti ai suoi occhi. Ci sono tantissimi esempi, non ve li farò perché poi andiamo sul lungo, non ce n'è bisogno, ma Manio è proprio questa figura, a mio avviso la figura forse un po' più centrale tra tutte le donne che ci vengono proposte, anche per la sua diversità, proprio perché è una donna di un'altra popolazione, una donna misteriosa, una donna che vive per tutta la sua giovinezza in una sorta di isolamento, pur andando a scuola, ma in una sorta di isolamento. Siamo nei tardi anni 50 e poi 60, quindi è un isolamento particolare perché in quell'epoca l'istruzione era molto diffusa e quindi la figura particolare di questa donna rimane molto misteriosa. Fatto sta che a un certo punto, pur nella sua stranezza, questa donna viene scelta proprio da Tatsu, che è la matriarca della famiglia Akakuchiba, quindi i proprietari delle fonderie sulla montagna, per diventare la sposa
del figlio, quindi per diventare a sua volta l'erede, la matriarca, la guida della famiglia. Magno quindi accetta, in qualche misura è una donna che si lascia trasportare dagli eventi, che segue la corrente, che non si oppone, che vede delle dinamiche particolari al di là di quello che vediamo noi, e quindi Magno diventa la seconda grande matriarca, sposa il primogenito ed entra in questa famiglia. Mentre la narrazione va avanti, e quindi mentre anche il racconto di Magno va avanti, entrano in gioco tanti altri personaggi, entrano in gioco tanti eventi storici, entrano in gioco tante visioni, e trovo che alcune di queste siano descritte molto bene. E poi iniziano a nascere i figli, quindi Magno racconta la nascita dei vari figli, del primogenito, degli altri e soprattutto di Chemari, terza donna di cui noi seguiamo profondamente lo sviluppo. Siamo in un'altra epoca, perché siamo nel Giappone degli anni 80, siamo in un'epoca in cui Chemari diventa la capo di una gang di motocicliste, quindi siamo in un'immagine completamente diversa. Mentre Magno era una donna quieta, tranquilla, con questi poteri di chiaroveggenza molto spiccati, ma con delle modalità di rapporto col mondo molto quiete, Chemari è invece l'opposto, è una persona molto irruenta, una persona molto violenta, poco razionale, a tratti sembra anche poco intelligente, questa è la mia sensazione, insomma non l'ho molto apprezzata, che Mari non è sicuramente il mio personaggio preferito, che a livello illustrativo mi viene quasi da dire è molto carismatica, perché è una bella ragazza con i capelli neri, con un fisico imponente, col fiocco rosso tra i capelli, va in moto che spaventa tutto il paese. Sempre intorno a che Mari si aggirano altri personaggi, oltre ai fratelli si aggirano dei personaggi più cupi, che non sto a svelarvi adesso perché è un peccato, dei personaggi un più cupi, dei personaggi che la seguono come fantasmi, di cui lei non si rende conto se non alla fine, e insieme a Chemari scopriamo in qualche misura la trasformazione del Giappone dagli anni 60, agli anni 70 e agli anni 80, fino poi invece all'esplosione della bolla agli anni 90. Chemari è una ragazza, nella narrazione di Toko, che quindi è la figlia, che per destino non avrebbe dovuto diventare la capofamiglia, invece per varie vicende si trova costretta a diventare la capofamiglia, e in una serie di altri eventi molto articolati abbandona il mondo delle moto, del mondo insomma del para illegale, per darsi alla carriera di mangaka. Quindi anche qui abbiamo un piccolo spaccato della vita di un artista di quella generazione, con il successo imponente che si ritrova ad avere da un giorno all'altro e con la necessità quindi di stare sul pezzo, di stare al passo con le richieste editoriali. Chemari quindi lavora incessantemente mentre la famiglia intorno continua ad avere delle evoluzioni importanti e particolari. Sappiamo che Chemari rimane incinta, che quindi nasce Toko, la figlia. Sappiamo che Toko è l'unica figlia e in qualche misura sviluppa una relazione con la madre molto difficile, molto fredda, molto distante, e cresce praticamente sempre con la nonna, tant'è che la nonna è un po' la persona che la cresce, che la educa, che la coccola, che la ama fondamentalmente, che le fa da mamma. Tant'è che la figura di Chemari rispetto poi alla relazione con Toko esce di scena molto prima, perché muore in giovane età lasciando Toko da sola, e quindi la parte conclusiva si sviluppa intorno alla figura di Toko nel momento in cui muore la nonna, che la lascia con un'ultima dichiarazione, con una dichiarazione su cui Toko va giù di testa praticamente, e si trova a dover risolvere una sorta di scomparsa, di omicidio, non si sa, e quindi il libro si conclude con la soluzione chiaramente di questo enigma e con una sorta di sensazione di anche di disfacimento di questa lunga dinastia, di questa famiglia molto importante, che subisce anch'essa le trasformazioni del Giappone contemporaneo. Ne abbiamo parlato a lungo nel nostro book club, quindi è un libro che secondo me è comunque interessante, anche perché si legge bene, scorre bene nonostante lo spessore. Ci sono sicuramente degli elementi problematici, degli elementi forzati probabilmente, di cui non è ben chiaro lo scopo letterario. Certo, magari alcuni eventi sono degli escamotage per arrivare a una suspense, ma forse si poteva raggiungere lo stesso obiettivo in un altro modo, insomma in un modo un po' più convincente, in un modo un po' più nel flusso, non so spiegarlo diversamente. Ci sono in effetti degli eventi, degli sviluppi, dei personaggi anche che non hanno spiegazione se non il voler scioccare il lettore. E quindi anche qui ci sono delle dinamiche un po' complesse, ci sono delle spiegazioni che non vengono date, come è possibile che una donna del carisma e dello spessore di Magno permetta alla figlia Chemari di
andare a fare la delinquente in giro, per dirne una. Ci sono quindi una serie di specifiche e di sfumature poco curate, questo di sicuro. E a volte delle ridondanze molto, molto importanti, soprattutto quando l'autrice si sofferma a parlare molto degli aspetti più storici del Giappone, quindi come voler dare un impatto molto specifico, voler spiegare dalla A alla Z la storia del Giappone, e per alcuni può essere fastidioso. Personalmente penso che comunque questa parte di spiegazione, quindi di approccio un po' più lineare alla storia, possa essere interessante, perché molti di noi di quell'epoca del Giappone non conosciamo niente, e quindi per esempio ricordare lo shock del petrolio, come ha influito anche sul Giappone, o raccontare qualcosa sulle gang delle motociclisti, dei motociclisti degli anni 70-80, o non lo so, raccontare che cos'è la trasformazione del Giappone dagli anni 90 in avanti, ecco, non sono cose secondarie, perché in effetti senza il contesto storico è anche difficile capire questa parabola discendente della famiglia, che in effetti si percepisce dagli splendori di Tatsu a questa disperazione anestetizzante quasi che sente Toko, che è una figlia degli anni d'oggi e che quindi subisce il dramma di un mondo che non ha più certezze, non ha più sicurezze né lavorative né affettive né culturali, e che quindi si trova a dover ripensare la propria identità, non solo come donna, non solo come membro di una famiglia, ma proprio come essere umano in una società più vasta. È chiaramente un libro che ha le sue problematiche, perché comunque è un libro molto grosso, molto spesso, che vuol mettere insieme anche tante cose, perché mette insieme il libro familiare, il libro fantasy in qualche misura con queste visioni, con la veggenza, e un romanzo storico, quindi chiaramente è molto ambizioso, mettiamola così, e magari in questa troppa ambizione ogni tanto perde la strada. Personalmente però lo consiglierei a qualcuno che ha la pazienza di vedere come ci si muoveva nel Giappone in parte come donna dal dopoguerra in avanti, e quindi che abbia la pazienza anche di sopportare qualche insegnamento in più sulla storia del Giappone, e che possa comprendere l'aspetto più immaginativo anche tutte le visioni che vengono raccontate e di tutte le relazioni che vengono messe in piedi. Detto questo, io mi fermo. Se questo libro vi interessa, se l'avete letto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, vi aspetto nei commenti, così potete continuare a parlarne e possiamo continuare a parlarne. Vi ricordo che parlerò invece del prossimo libro Giappone nella settimana tra il 17 e il 23 febbraio, quindi probabilmente il 18 o il 19 in quella zona lì, e il prossimo libro Giappone è Quel che affidiamo al vento di Laura Mae Messina. Vi scrivo i riferimenti del book club. Vi ricordo anche che anche noi continueremo con il book club il 19 febbraio. Il libro che abbiamo scelto è La foresta d'acqua di Kenza Buroe, quindi se vi interessa, siete a Torino, se volete passare siete soci, siete ben accetti, e se no ne parlerò anche successivamente qui sul canale. Io per ora vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, se vi siete iscritti al canale vi ringrazio tantissimo e vi ricordo la campanellina, se non vi siete iscritti invece potreste farlo, così continuiamo a parlare di Giappone insieme. Per ora davvero la smetto, sto zitta e vi ringrazio tantissimo. Buona giornata, ciao!